C'era grande attesa per il compleanno di Valeria Marini, la famosa showgirl italiana. Gli amici e i fan si aspettavano una festa sfarzosa e piena di sorprese, come è nel suo stile. Purtroppo, la serata si è trasformata in un vero e proprio dramma. La festa, infatti, è stata interrotta da un incidente che ha coinvolto la stessa Valeria. Ma cosa è realmente accaduto? E come sta la nostra beniamina del piccolo schermo? Ecco tutto quello che sappiamo. La festa è interrotta, cosa è successo? La festa di compleanno di Valeria Marini era in pieno svolgimento quando, all'improvviso, si è verificato un incidente. Secondo le prime informazioni, la showgirl è caduta mentre scendeva le scale, procurandosi una brutta ferita alla testa. Non è ancora chiaro come sia potuto accadere, ma pare che ci fossero molti invitati presenti al momento dell'incidente. Immediata la chiamata ai soccorsi e l'arrivo dell'ambulanza per prestare le prime cure alla Marini. L'incidente, le condizioni di Valeria Marini. Dopo l'incidente, Valeria Marini è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi. Nonostante lo spavento e la ferita alla testa, la showgirl sta bene e non corre alcun rischio. Dopo le prime cure, infatti, è stata dimessa e potrà continuare la convalescenza a casa. Questo episodio, però, ha sicuramente lasciato un segno e ha interrotto bruscamente una serata che si preannunciava allegra e spensierata. Dopo l'incidente, le reazioni dei fan e degli amici. La notizia dell'incidente di Valeria Marini ha subito fatto il giro del web, scatenando le reazioni dei fan e degli amici. Molti hanno espresso la loro preoccupazione e il loro sostegno alla showgirl, sperando in una pronta guarigione. Nonostante l'accaduto, la Marini ha dimostrato grande forza e determinazione, ringraziando tutti per l'affetto ricevuto. Questo incidente, nonostante abbia interrotto la festa, ha dimostrato ancora una volta quanto sia amata e apprezzata dal pubblico italiano,